L'anarchia è un sentimento, non certo una filosofia. Nasce dalla rivalsa di chi ha intelletto, coscienza e follia. Puoi associare l'anarchico al violento che sporca ed imbratta, ma il mondo l'han deturpato quelli che indossano giacca e cravatta. Per musica popolare intendi due volgarità all'organetto, così a quel modo l'anarchico è il cane sciolto senza rispetto. Ma l'anarchia è un sentimento che nasce dalla ribellione di chi ha coscienza di sé, basta se stesso e non vuole padrone. Sì, l'anarchia è un sentimento e non lo si può insegnare, è in ogni uomo che nasce libero da vincoli di potere. Ma guarda poi come s'affrettano a soffocare quel sentimento con leggi vuote che dettano dal medioevo d'un parlamento. Ma guarda poi come s'adoperan per consentire al potere e al denaro ad esser la linfa per loro, morta al veleno del popolo ignaro. Vivo la mia libertà dentro a una prigione, vivo la mia prigionia, anarchia, la mia evasione. Voi che create le guerre per poi chiamarle missioni di pace, come in un circolo chiuso, fiume di sangue senza una foce, riempite TV e giornali con parole vuote senza sostanza, perché il potere è i natali nel mantenere la nostra ignoranza. Vivo la mia libertà dentro a una prigione, vivo la prigionia, anarchia, la mia evasione. Ma l'anarchia è un sentimento, non certo una filosofia. Nasce dalla rivalsa di chi ha intelletto, coscienza e follia. Puoi associare l'anarchico al violento che sporca ed imbratta, ma il mondo l'han deturpato quelli che indossano giacca e cravatta.